Il dorso, che è la parte più spessa, e le consente di tirare fuori il manico. Quindi si taglia a misura desiderata e otteniamo questo. Una volta che abbiamo ottenuto questo, lei nel fuoco riscalda, lo mette all'interno delle morse una volta che è riscaldato e lo tiriamo fuori quando abbiamo delle placchette del genere. Ora, con l'aiuto della bima, come in questo caso, si sagoma la forma andando sempre nel cuore del corno, perché deve essere veramente perfetto, e otteniamo questo qua. E da una barra d'acciaio le si ricava sia l'anima interna che la lama. L'anima interna ci consentirà di fare l'assemblaggio delle due parti del manico con i suoi rivetti, quindi si ribatte da una parte dall'altra e poi inizia la pulitura. Vede, qua è stato ribattuto prima con le varie lime, poi le varie tele smeriglio fino alla più sottile, e per finire una pagliettina d'acciaio che ci tappa bene i fori affinché possiamo con della pasta abrasiva lucidarlo alla perfezione. Mentre per la lama lei non fa altro, si sagoma la forma, questa è una lama fissa, però il concetto è uguale. Ora assottigliamo la parte che verrà utilizzato, poi la parte tagliente, il dorso si lascia dello stesso spessore. Quindi adesso che è preparata, si mette la punzonatura dell'attività, si immerge nella fucina dove dobbiamo per forza di cose arroventare, portare la temperatura e bloccare tutto nella vaschetta dell'olio. Così abbiamo ottenuto la tempra ideale. Ora si satina perfettamente con le varie tele dalla 240 andando a scendere fino alla più sottile, si fa l'assemblaggio delle due parti del manico e abbiamo completato il coltello. E una volta dobbiamo consegnare il coltello e il coltello deve fare questa funzione.